Benvenuti su Mito Dolcino. Io sono Simone Mariam. Come sapete, Mito Dolcino ha cominciato una fruttuosa collaborazione con OMV, Organizzazione Mondiale per la Vita. Questa intervista vuole suggellare la nostra relazione di amicizia con l'organizzazione guidata da Angelo Giorgianni. Con noi inoltre c'è anche Paola Maldi nel ruolo di interprete. Ciao Paola e grazie per essere qui. Piacere mio, grande onore, grazie a voi. Oggi voglio presentarvi i nostri ospiti, e dagli Stati Uniti Joe Hoft, coeditore del Gateway Pundit, che già conoscete perché è già stato nostro ospite, e proprio la guida dell'OMV, il segretario generale Angelo Giorgianni. Ciao Angelo, ciao Ciao Joe. Simone, Ciao. saluto anche il tuo ospite, piacere di conoscerlo. Thank you for being here, Joe, and very happy to meet you. Yeah, same here, and it's an honor. Look forward to this. È un onore, non vedo l'ora Ok, di grazie. fare. Allora, prima di tutto, grazie per aver accettato il nostro invito e di essere qui oggi. È un momento difficile, secondo noi, nel quale l'umanità è chiamata a una grande sfida e noi vogliamo cogliere questa sfida e vogliamo essere parte attiva del cambiamento. Noi siamo dei veri patrioti e come tali tutto quello che facciamo lo facciamo per amore del nostro paese e basta. Thank you for being here. I think today we have a challenge, a real challenge ahead of us. We are real patriots and what we really do because we love our country. Ok, allora io partirei con una domanda per Joe, chiedendo qual è la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea? Perché, come ben sappiamo, l'Unione Europea sta collassando. La Germania, che ha grandi problemi, proverà a rifarsi sull'Italia. A noi sembra che l'Unione Europea sia un grande problema per gli Stati Uniti. What is your view with respect of the position of the United States vis-à-vis of Europe? We have the impression that Europe is really collapsing, and Germany has a lot of problems that probably wants to some extent offload to us. But what is your view with respect to the situation in Europe? Well, thank you, Paula. The individuals in the United States are concerned with the relationship with the United States and really all countries right now since the Joe Biden election. And we've seen actions by the Biden administration, which have done nothing to help the United States, but only hurt the United States on the world stage. So Afghanistan is an example. When he left $85 billion in assets and gave them to the Taliban while American soldiers were killed unnecessarily. The entire process in Afghanistan was a mess, and it hurt our relationships with countries like Italy and countries in Europe. It damaged the United States' name. Thank you. Le relazioni degli Stati Uniti con tutto il resto del mondo sono una grossa grande preoccupazione, soprattutto da quando Biden è stato eletto presidente, e le azioni di Biden non sono state nient'altro che distruttive verso gli Stati Uniti. Per esempio, il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, praticamente gli hanno lasciato un patrimonio di 85 milioni in armi, assolutamente non necessario, visto che poi i talebani sono coloro che hanno ucciso i soldati americani. Quindi sono state delle morti assolutamente non necessarie. Paula, can I finish just a couple comments? So in addition to Afghanistan, we have horrible economic news. Inflation's extremely high in the U.S. and getting higher. The economy here is out of control, and then the U.S. dollar is also being really damaged through this inflation. So there's a concern that the US dollar won't be the currency in the future. And that alone is going to damage really the world economy and our relationship around the world. So many things are putting pressure on the United States, and that all impacts our relationship with countries in Europe. We want to be great friends with people in Europe, but this damages it. Maybe you have to repeat the last bit, okay? In questo momento c'è una fortissima inflazione negli Stati Uniti e naturalmente questo sta, scusate,
La nostra economia, noi stiamo perdendo il controllo della nostra economia. Pare che addirittura il dollaro non sarà più la moneta con cui si scambia internazionalmente, e questo avrà dei grossissimi ripercussioni sull'economia del mondo, anche naturalmente sui nostri rapporti con il resto del mondo. If you want to restate the last bit, Well, I think it's so, like I said already, it's foreign policy, it's economics. And then the big third thing is what we probably, you know, the biggest thing in the United States and across the world is COVID and the unheard of regulations that they're putting across the country in vaccine mandates, et cetera. So our personal rights are being taken away as well. So it's very scary in the US as well. You know, that's my point. Ok, dunque ho già parlato della pressione economica, del problema della politica estera, e naturalmente c'è il problema della tirannia legata intorno alla gestione della crisi del Covid, che ha promosso una politica assolutamente tirannica. I nostri diritti fondamentali, le nostre libertà civili ci sono state sottratte, e questo ci fa molto paura, ci dà molto da pensare. Posso andare? Ok, vado avanti. Ok, procediamo. Allora, faccio una domanda ad Angelo. L'Unione Europea e l'Italia, secondo te, che cosa dobbiamo aspettarci dalla relazione dell'Unione Europea con l'Italia? Vuoi che scrivo? Io vedo che c'è una politica schizofrenica, una politica che alla fine porterà alla disgregazione dell'Europa. Non c'è più un'Europa. Ci sono tante Europe sotto il profilo politico, sotto il profilo economico e anche sotto il profilo sociale. A mio avviso l'Europa sta sfidando gli Stati Uniti, e lo fa utilizzando anche l'emergenza Covid, che per noi non è un'emergenza sanitaria, ma è un'emergenza democratica. L'Europa guarda, secondo me, pericolosamente all'emancipazione dagli Stati Uniti, un'emancipazione che, anche se distruggerà o cercherà di distruggere questo asse Europa-Italia, sarà difficile che possa sradicare dal cuore degli italiani il mito e il sogno americano. La mia generazione post-bellica è cresciuta con il mito e con il sogno post-americano. Paola, traduci tu? È veramente, sto scrivendo. Mentre Angelo parla, sto scrivendo nella chat. Ok, and in any case, I can summarize. That's the way I was doing. While he talks, I write in the chat so that Joe can follow. To make right. things a bit quicker, but I'm happy to summarize. Essentially, Angelo said that it's hard to think that Italy can be completely cut off from the United States, because since the Second World War, we have established deep links with the United States. The United States has represented the so-called dream, and the dream that every Italian would have. It's a role model of economic and social development. So it's very hard to think that there can be a definite cutting of relationships. Okay, so now that I know that this is your preferred format, I'm not going to type, I'm going just to listen, take notes. Okay, good. Perfetto, grazie. Okay, good. Oggi quando parlo di diverse Europe parlo di diverse sensibilità politiche, perché in Europa, per esempio, si è creato un asse che tende a distruggere questo rapporto con gli Stati Uniti, ma per favorire un improbabile rapporto con la Cina. Dico improbabile perché evidentemente nel cuore e nella mente degli italiani c'è radicato questo rapporto con gli Stati Uniti, ma è un rapporto che è radicato non solamente per ragioni storiche legate al ruolo esercitato dagli Stati Uniti nel periodo bellico e post-bellico, ma è radicato anche da una conurbazione. Molti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle sono stati accolti negli Stati Uniti e si sono integrati diventando classe dirigente di quel paese. I'm thinking about Europe as essentially be divided in two groups, so to speak, of pressure. There is one group that would press leaning more towards Euro-Asia axis, and the other one that is really still pushing and maintaining the interest of having a relationship with
United States. And this is not only because of the history, not only because of what happened during the Second World War and after the Second World War, but it's also for more because of more recent history, all of the recent of migration, people, Italian people migrating to Italy, to the United States, and really integrating there, getting into important careers, political careers, administrative careers. So we have long-standing deep relationships with the United States. D'altra parte, il nostro, la nostra cultura, la nostra idea di democrazia è molto, ma molto simile rispetto a quella degli Stati Uniti. È distante anni luce dal modello cinese che vorrebbero introdurre, se non altro perché quel modello nulla ha di democrazia e trova assolutamente impraticabile una strada che possa utilizzare quei metodi. Anche se qualcuno guarda in occasione dell'emergenza Covid, per esempio la patente introdotta in Israele, quei metodi sono propri di una cultura diversa e non possono essere esportati tu cur da noi. Ma in ogni caso io credo che il popolo italiano non accetterebbe mai di mettersi la casacchina cinese e di rinunziare all'amicizia tradizionale e storica con gli Stati Uniti. In ogni caso io credo che questo sarebbe distruttivo non solamente per l'Italia ma l'Europa. Allontanarsi dagli Stati Uniti può segnare l'inizio della fine di questa Unione Europea che è sempre ogni giorno più deludente. Well, also in our culture, the idea of democracy in our culture is really very too distant from what the social, political and social models of China. It would be very difficult for us to think that we can adopt those methods of social ruling, if you wish. For example, like in Israel, the idea of having a pass, we can't really, get along with that. So in other words, our cultural identity, it brings us much closer to the United States than to China, from which we are really very distant. And I also don't see I don't see favorably how we can go towards China, because that would really mean the total disintegration of the European as a of the Europe, United Europe as a concept, which is already quite fragile. Posso procedere? Ok, sì, certo. Perfetto. Allora, chiediamo a Joe, i prezzi dell'energia stanno aumentando clamorosamente, almeno in Italia. Cioè, le aziende italiane a breve non saranno più in grado di produrre, come dicevamo prima. Cioè, si parla addirittura di fare dei blackouts e dei lockdown su tutto il territorio italiano per provare a salvare la barca che sta affondando. Cioè, vorrei un suo pensiero su questa cosa. We know that prices of energy in Italy are raising dramatically, to the point that there is a question whether enterprises can really survive these increases. And we are already thinking of adding new lockdown as a way of savaging the economy. What is your view on that? Well, this is all very concerning, and it seems to be, as many people believe, some sort of like a group that has gotten together and put together this giant, what would you call it? A practice, this thing that's going on around the world where it seems to be, there's some consistent things. Maybe I'll share this, Paola. The consistent is it seems like it's hidden in lies. It's based on lies. And whether it be COVID or even the economic collapse, we didn't see this 2 years ago. This wasn't even a reality. Now it suddenly is. Why is there this difference? Well, you know, economically, we can ask all sorts of questions. So what is going on what is behind this groupthink that's pushing these ideas and things that are happening that are just frightening? For example, Europe aligning with China. Who would have guessed it? We know China's a major influence, but their economy, and I could talk about this, their economy is in worse shape than the rest of the world's combined. And so, you know, we know that they have an initiative to eventually take over the world. Is this all China, or is this other individuals that are behind this madness that's going on right now?
Okay, I hope I remember the last bit. Okay. E veramente questa situazione ci preoccupa molto, moltissimo, e c'è una sorta di, se vogliamo, come groupthink, come un pensiero di gruppo in qualche modo, che vuole che una sorta di regia che regola ciò che avviene nel mondo, e questo pensiero di gruppo, questa sorta di agire di gruppo, è sostanzialmente basato su bugie, e sono le stesse bugie che si propagano nel mondo. Allora, per esempio, si parla adesso di economia che è al collasso, ma quando mai avremmo pensato 2 anni fa di essere in una situazione come questa? Si parla di avvicinarci in qualche modo al modello cinese, ma quando mai avremmo pensato che una cosa, anche solo un proporre, soltanto anche solo proporre un'idea del genere, solo 2 anni fa sarebbe stato improponibile. E allora come, ecco, the last thing, I'm sorry, Joe, I think I missed it, the very last bit, do you remember what you said last, after you said it's unthinkable to propose China as an economic and social model of development, you yeah. said something else, no, that was it. Well, they have, did you mention, they have this goal of taking over the world. Is it just China? Yes, sorry. Or is it just China, or is there that's other it. People involved? That's it, I'm sorry. L'obiettivo, diciamo, è quello, è una sorta di dominazione cinese, che la Cina in qualche modo domini il mondo. Ma questo obiettivo di dominare il mondo è soltanto un progetto della Cina, o c'è qualcun altro dietro la Cina che regola questi fili, che ha questa regia? Ok, vorrei anche un commento da parte di Angelo di questa cosa dei blackout e dei lockdown che potrebbero avvenire, cioè che probabilmente avverranno da gennaio, per provare a tenere in piedi questa struttura chiamata Unione Europea. Vorrei fare una premessa. Vai. Questa gestione pandemica è la dimostrazione che c'è un progetto unico che ha attraversato tutti i paesi del mondo. La gestione è omogenea, è come se fosse stato recitato in tutti i paesi lo stesso copione, e le finalità, alcune sono note, altre meno note, altre si possono intuire. Evidentemente una delle finalità è quella di ridurre la sovranità degli stati, e nel momento stesso in cui con i lockdown sono state bloccate le economie ed è cresciuto il fabbisogno finanziario degli stati, e gli stessi si sono dovuti rivolgere alla finanza internazionale, in quel momento è iniziato un percorso di riduzione della sovranità di quei paesi che si sono rivolti alla finanza internazionale. The pandemic pressure, if you wish, the pandemic crisis has put a unique pressure on the management of this crisis. And in fact, we sort of observe that it is the same script running in the world, and it looks like it's happening exactly the same thing all over the world. Now, the pandemic, the blocking of the economy, has caused a number of states to having to go to international finances to borrow money to make up for the loss. Wow. And this borrowing the money from the states has implied that the states lost their own sovereignty. The moment they had to ask money to private financial institutions, they were giving up their sovereign role, their sovereign power. And that is, in my view, the beginning of the loss of a national sovereignty. Accadrà quello che è successo in Grecia. Dopo aver fatto indebitare la Grecia e avendogli prestato le risorse, gli è stata imposta la politica economica, gli sono stati imposti tagli alle pensioni, tagli allo Stato sociale, tagli agli stipendi, e così sarà in Europa. Dato che ci hanno prestato le risorse, spunterà fuori una troica e ci detterà non solo la politica economica, ma ci detterà anche le alleanze, cercheranno di condizionare il quadro delle alleanze. E allora io voglio dire con grande chiarezza, ma forse è meglio che ti faccio tradurre. Grazie. Per evitarti complicazioni. Thank you. Well, we can look at Greece as an example. This is exactly what will happen here. So after we have now obtained some loans from Europe, and what it will happen is that not only we will have to return the loans with high interest, etc., but not only they will tell us how to spend that money, but we also direct us in how we can allow
ally with, what alliances we can establish with whom. And so it will happen like in Greece, you know, we'll be forced to cut salaries, we'll be forced to cut social welfare, we'll be forced to cut our health. E l'Italia si pone su una china pericolosa. L'Italia, che era uno dei punti di resistenza maggiore per la sua amicizia storica con gli Stati Uniti, sta per essere devastata. And this is a dangerous path. We are opening the way to really destroying, damaging profoundly our relationships with the United States. And this is very bad. E se cede l'Italia su questo fronte, capitolerà tutta l'Europa. If Italy is really conceding on this front, if we are really breaking up with the United States, the whole of Europe will capitalize. E allora è necessaria una forte resistenza civile, soprattutto rispetto a una classe politica che ha tradito il popolo italiano e che ha consegnato il popolo italiano ad un asse con la Francia e con la Germania in una chiave cinese. So we really have to resist. Excuse me, the whole of Europe will fall. Sorry about that. So we have to resist. We have to have a civil resistance because essentially we have to resist the Franco-German axe, the Franco-German alliance, which is established in the light of a Chinese alliance. Drammaticamente in Italia abbiamo un partito unico che è formato da maggioranza e opposizione. E quando si tratta di introdurre le limitazioni alle libertà fondamentali e a dettare queste politiche che, come vediamo, guardano ad altro, non c'è nessuna voce, tranne voce singola in Parlamento, che si erge contro. Il problema italiano è una crisi, ma la crisi è la crisi degli uomini leali ed è la crisi reale della politica, che non è più servizio alla comunità. Italy, we really have to fight against the majority, because at the moment, the majority is unique. We have just one party, essentially. There is no more difference between left and right, and they are all united in suppressing our civil liberties and in deciding this dangerous path, if you wish. And so, essentially, our crisis is the crisis of humans, this crisis of honest politicians that really care about the destiny of their own country. È un disegno lucido per fare crollare l'ultima resistenza rispetto a un disegno europeo filocinese. This is a very clear project, and is a project to essentially making the whole Europe to fail in vision of an alliance between Europe and China. E per questo l'Organizzazione Mondiale per la Vita si muove anche a livello internazionale per spiegare quello che sta succedendo in Italia e per trovare una solidarietà, per arginare un pericolo che non riguarda solamente l'Italia, ma l'Europa e il mondo intero. For this reason, the World Life Organization is really acting to spread the voice, to educate people as to what is happening in Italy, as to what is happening in Europe, and to warn other peoples that there is this danger of again creating, having a Euro-China alliance. Okay. Farei l'ultima domanda, sia che sarà rivolta sia a Joe che ad Angelo. Mi viene da pensare, seguendo un po' le parole di Monsignor Viganò, che probabilmente soltanto un'alleanza internazionale di persone che non hanno intenzione di cedere a questo scempio possono in qualche modo contrastare, se non fermare, quello che sta accadendo. Io vorrei una riflessione su questo da loro e credo che entrambi siano d'accordo comunque. The last question concerns Archbishop Viganò, and we think that, you know, he launched an appeal to really unify for an international alliance, an international cooperation to stop this tragic shift towards totalitarianism. And I would like your views, both of your views about this. Thanks, and really great discussion from Angelo, Judge Angelo, so fantastic. Thank you. The
the idea of a China-Europe alliance is really pretty frightening. China's as powerful as it may be under President Trump, I think we also learned that it's a bit of a paper tiger. Another 4 years of President Trump and their economy probably would be done. And they knew that. And so anyways, the U.S. also is very, as much as Italy relies on the U.S. and wants to be friends, the U.S. wants to be friends with Italy as well. Many people in the U.S., the majority, have European lineage. You know, our ancestors came from Europe, most of us. And so we have this strong, you know, relationship that we want to keep with Europe. You know, we love Europe. And so it's really saddening that there would be some sort of break in this wonderful relationship that we've had really ever since the United States was born. The ultimately, though, this, you know, Paola, as we've talked about, it's this is good versus evil. And it appears very clear, and it becomes clearer every day, you know, who's on the side of good and who's on the side of evil. And as long as I think as we stick to, you know, our values in all that we do, then I think we can make it through this. But we have, it's obviously, this is a big, big situation, and it's really man-made, it appears to be. This isn't a coronavirus that has caused this tragedy. It's a man-made tragedy. It's taking advantage of the coronavirus and making it into an opportunity to change the world for certain elites and China. And we need to fight against that. We need to fight for freedom. Mi sono persa, scusate un secondo. Poi con calma, non ti preoccupare. Scusatemi. Tranquillo. Sì, ecco, in effetti la Cina lo sa che tutto sommato la sua economia, anche questo l'aveva detto prima, ho dimenticato di tradurlo, l'economia della Cina non è così forte come vogliono far credere, l'economia della Cina è piuttosto debole e difatti Trump l'aveva già cominciato a dimostrare e lui ha usato un'espressione che non conosco, era una tigre di carta, cioè sembrava, no, un'economia forte ma di fatto non lo è, di fatto è molto più fragile e le relazioni... L'Italia, diceva Angelo, dice tutto quello che ha detto Angelo mi conforta molto, ha detto, dice, va benissimo, è meraviglioso sentirlo parlare così. E non solo l'Italia fa affidamento agli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti, anche per gli Stati Uniti è importante avere una buona relazione con l'Italia e ancora più in generale una relazione con l'Europa. Voi sapete bene che una gran parte degli statunitensi hanno origini europee, noi veniamo dall'Europa, l'Europa è la nostra matrice culturale. Culturale. E quindi l'abbiamo già detto questo, noi questa di fatto è una lotta del bene contro il male e quindi noi dobbiamo è sempre più chiaro che questo sia così e quindi noi dobbiamo aderire ai nostri valori e dobbiamo continuare a batterci perché questa non è una battaglia contro il virus, il coronavirus è stata una scusa, questa in realtà è una battaglia contro un disastro che è stato creato dagli uomini, questa è una tragedia non virale, è una tragedia umana creata dagli uomini e quindi noi dobbiamo continuare a combattere per difendere le nostre libertà. Okay, condivido la sua diagnosi, una diagnosi lucida, e condivido le sue conclusioni. Volevo solamente fare una piccola digressione per dire che per quanto riguarda l'Italia dobbiamo ripartire seriamente perché è chiaro che c'è una crisi di uomini. L'Italia deve essere rifondata sia a livello politico che economico che geostrategico e bisogna partire proprio dal dopoguerra per avere memoria storica delle nostre alleanze tradizionali con alcuni paesi e con gli Stati Uniti in prima persona. Poi c'è un'altra cosa che mi è piaciuta e che mi piace riprendere, la questione è che noi siamo persone che si sono schierate in questo perverso e criminale disegno con le forze del bene, contro il male. Noi siamo, come dice Monsignor Viganò,
i figli della luce. E proprio perché siamo i figli della luce siamo convinti che sconfiggeremo i figli delle tenebre. Però io invito tutti a prendere posizione, soprattutto per i nostri figli e per le generazioni future, in questa lotta che è una lotta tra il bene e il male. Io vorrei che ciascuno capisse il perverso meccanismo di cui siamo vittime e che prevalesse il desiderio di non lasciarsi manipolare da chi ci vuole asserviti a un potere senza volto, mentre invece dovremmo lottare tutti per far emergere la verità. Voglio dire senza enfasi, il mondo è all'imbocco di una svolta epocale, una svolta che però non consente più di vedere al di là della curva, dove si sta manifestando in maniera sempre più evidente un disegno di dittatura, di una dittatura mondiale che sicuramente non è al servizio dei popoli, ma è al servizio di alcune lobby che in questo momento fanno chiaramente riferimento in un asse privilegiato europeo con questa tigre di carta, la Cina. E io sono assolutamente convinto, proprio perché noi siamo, abbiamo la cultura dei valori e dei principi, che saremo in grado di sconfiggere questo pericolo che si profila all'orizzonte. Io condivido perfettamente le conclusioni. Ah, sorry. I totally agree with the conclusions that you have drawn, Joe. And in fact, I want to make a further point that in Italy we really have a crisis of humanity, of the morality of human beings. And we really have to go back and work at the strategic level. What are the strategies that we need to adopt to rebuild our country? And these strategies have to go back to the values we have built and sustained after the Second World War, because because in fact we have to, again, this is a war between the evil and the good and the well, and obviously we are the children of light, as Vigano said, and as such we will manage to defeat the children of darkness. And we have to think about our children. Really, we have to again engage in this struggle, and we cannot accept that we're going to be manipulated by a power, a global power without face, by a faceless global power. The world is really at a turn, at an epochal turn, and we cannot accept to be at the service, an epochal turn that wants us to be put under a dictatorship at the service of lobbies that are not really there to look after our interests, and in fact are the lobbies that have as a point of reference the tiger, the paper tiger, as you said. And we will manage to defeat this evil. We will manage to defeat it. Pertanto, raccogliendo l'alto monito e l'appello di Monsignor Vigano, mi auguro che tutti i cittadini del mondo si uniscano, a prescindere dal loro credo religioso, dalle convinzioni politiche, dal colore della loro pelle e dalle loro condizioni economiche, convinti che non possiamo restare inermi rispetto a questi tentativi di limitare le libertà fondamentali, mettendo in discussione anche i valori storici, le nostre amicizie storiche e quello che è già nel nostro codice genetico. E mi auguro altresì che gli Stati Uniti, che sono stati sempre garanti di democrazia, non abbandonino l'Italia al suo destino. In Italia ci sono patriotti che credono negli stessi valori e negli stessi principi che hanno fondato la Grande America e che hanno fondato la Grande Italia. E mi auguro che questa identità di valori ci unisca in questa battaglia che rischia di essere l'ultima battaglia per le libertà.
I want to again echo, if you wish, the Vigano appeal, and we really have to unite behind the color of the skin, behind our socioeconomic status, because we have to stand for values that are historical values, that are the foundation of our civilization, and in fact they are in our genetic code, and we really hope that USA won't let us go, won't let us down in this historical moment, because we really are together in believing in the same values that funded the birth of United States, as well as funded the birth of Italy, of United Italy. Okay, Angelo, hai finito? Posso? Sì, sì. Allora, io vi voglio ringraziare entrambi, ringrazio anche Paola per questa bellissima discussione, e concludo dicendo che, riprendendo le parole di Angelo, siamo davanti a una svolta epocale, e probabilmente, riprendendo Monsignor Vigano, solo una alleanza internazionale di volonterosi potrà fermare quello che sta succedendo. Io vi ringrazio. Se vuoi tradurre. Sì. Grazie a te. Well, essentially, he's wrapping up and he's saying that he thanks you both. And he's saying that, yes, we are indeed at an epochal turn, and it's only by unifying beyond all of the differences that we can really win the struggle, the fight. Grazie. Vegano. Ciao, grazie. Buona serata. Buona serata, arrivederci. Thank you, grazie. Grazie. Lovely to see you. Lovely to see you, John. Piacere di vederti, Angelo. Ciao.